si comincia a trasmettere in maniera diciamo libera, quindi non ci sono obiettivi commerciali, si fa proprio per il piacere di trasmettere quello che a ognuno di noi piace. Noi eravamo liberi di mettere quello che volevamo. Erano delle storie che calcavano un percorso mai fatto prima. Le discoteche all'epoca erano più che altro luoghi di aggregazione e anche di informazione musicale, a differenza di quella che è la discoteca oggi. Cercavamo di proporre sempre musica di qualità, di ricerca, anche il funky o la disco music. Era quella fatta bene, poi è arrivato il periodo New Wave. Entriamo da Richard Branson, che ci ospita a bere il tè, e dove noi, chiacchierando con lui, gli compriamo i primi due dischi che stava facendo. Uno è Tubular Bass, l'altro è David Bedford. Dal 68, pace, amore, fantasia, arriva il punk, sesso, droga, rock and roll. Cioè, veramente le tre parole magiche alla fine sono queste.